Dunque, benvenuti in questo nuovo tutorial. Siamo sotto Halloween, quindi ovviamente insegneremo come tagliare una zucca. Dunque, tagliare una zucca non è niente di che, in effetti è solamente tagliare una zucca. Solo apportiamo qualche modifica tecnica al classico progetto della zucca. Prima di tutto, spugna bagnata e diamo una lucidata alla nostra zucca per rimuovere eventuali parti di terra. Ora che abbiamo una zucca bella lucidata, procediamo ad asciugarla. Ok, abbiamo anche asciugato la zucca. Il prossimo passo è rimuovere quello che sarà il coperchio della nostra zucca, ma prima procediamo a segnarlo con un pennarello. Del coperchio non deve essere né troppo piccolo né troppo grande, perché a cosa servirà? Prima di tutto per rimuovere tutto ciò che è all'interno della zucca, quindi praticamente i semi e la polpa che verrà cacciata via. E per fare questo useremo il coltellaccio, infatti ci servirà un coltello abbastanza grosso e un cucchiaio, perché comunque dovremo praticamente svuotare dall'interno la zucca. Quindi procediamo adesso a togliere il coperchio. Abbiamo praticamente tagliato il contorno di quello che era il nostro coperchio della zucca, procediamo a rimuoverlo. Questa cosa onestamente a me fa un po' schifo, perché in teoria dovrebbe venire fuori tipo tutta l'anima della zucca vera e propria. Quindi applicate un pochino di forza. Con un pochino intendo. Lo sapevo che questa cosa avrebbe fatto schifo. Dunque, cosa importante, conserviamo il tappo ovviamente della zucca perché ce lo dovremmo rimettere sopra. Tuttavia, togliamo tutto questo e lo riponiamo in un contenitore della roba da cacciare via. Possiamo utilizzare sia un coltellaccio sia un coltellino. Così otterremo un coperchio comunque abbastanza pulito. Nota tecnica, possiamo utilizzare il coltello piccolo per arrotondare il coperchio della nostra zucca. Questo cosa ci permetterà di fare? Di avere comunque una forma un po' più regolare. Otteniamo così un coperchio di forma più o meno rotonda, che comunque adesso c'è da beccare a modo la parte in cui era, tuttavia chiuderà la nostra zucca, ma poi apporteremo un'altra piccola modifica. Procediamo ora a svuotare la zucca in una cosa assai schifosa. Adesso che abbiamo svuotato questa zucca, come potete vedere vuota, procediamo a dargli un tocco di classe, possiamo dire. E cosa faremo? Le faremo uscire dei raggi di luce anche da sopra. È per questo che dicevo che il coperchio poteva anche non essere perfetto, perché intaglieremo dei piccoli spicchi al di sopra. Ok.
ora che abbiamo intagliato anche sopra della zucca spicchi in modo da far uscire la luce anche da sopra, procediamo a disegnare la vera e propria faccia della zucca, che noi non disegneremo come un semplice occhio rotondo, ma ovviamente gli daremo una forma un po' più accattivante. Dopo invece procederemo a tagliarlo sempre con uno dei due mattoni. Fissiamo anche la carta stagnola, che mi raccomando deve essere sulla parte posteriore della zucca con l'estremità di uno stuzzicadente, che infileremo attraverso la carta stagnola all'interno della zucca. Passiamo ora a inserire la candela. La candela andrà inserita sulla superficie piana, sul fondo della zucca ovviamente, e per essere sicuri la fisseremo tutto intorno con quattro estremità di uno stuzzicadente, in modo che così non possa slittare o magari far cadere la cera. Abbiamo finito così la parte principale della nostra zucca. Per chi lo desiderasse si potrebbero anche aggiungere ai lati, facendo due fori, delle sorte di manici per poterla portare in giro, in modo che comunque si possa praticamente maneggiare, visto che comunque la candela sul fondo ha una certa stabilità, anche, non lo so, per fare magari dolcetto scherzetto in giro. Rimettiamo il tappo e vediamo com'è venuto il tutto. Zucca, ebbene sì, cioè il tutorial non era granché difficile, è semplicemente prendere una zucca e tagliarla. Però detto come aveva detto, volevamo fare la nostra zucca, perché in realtà noi abbiamo intagliato nella zucca questo.